La paura è come una sorta di campanello di emergenza interiore che suona ogni volta che avverti un pericolo. Per questo la paura è importante per la nostra sopravvivenza ed è una cosa positiva. Il problema è quando questo campanello di emergenza dentro di noi si guasta e comincia a suonare di continuo. Comincia a avere paura di tutto, paura di fallire, paura di provarci, paura di perdere, paura di vincere, paura di andare, paura di tornare, paura degli altri, di te stesso, dei tuoi pensieri, dei tuoi sentimenti. Oggi le persone soffrono della sindrome del panico, che è questo campanello di emergenza dentro di noi guastato, che suona di continuo, anche quando non ci sono motivi reali per cui temere. C'è una metafora molto bella usata nella psicoanalisi, che se tu prendi una scatola di legno e metti dentro di questa scatoletta dei scorpioni, chiudi la scatola, quegli scorpioni sopravviveranno per molto tempo. Però se tu apri la scatola sotto la luce del sole, quegli scorpioni vanno in una sorta di panico e scappano via e cercano un altro rifugio, un altro luogo per nascondersi. Questa scatola di scorpioni che rappresenta la tua paura non va custodita nell'armadio del tuo cuore. Questa scatola va aperta, la paura va affrontata. Una volta che noi affrontiamo la paura, scopriremo che non dobbiamo convivere con questa scatola, che non ne vale la pena convivere con qualcosa che ti blocca, che ti paralizza, che ti impedisce di andare avanti e conquistare i nostri sogni. Ti voglio incoraggiare a aprire questa scatola della paura e affrontare le tue paure, perché nella Bibbia una delle parole che più si ripete, una delle frasi che si ripete di continuo nella scrittura è la frase non temere. Io sono qua per dirti la stessa cosa, non temere. Tu puoi fronteggiare, tu puoi superare la tua paura. Pensaci su.